Benvenuti a tutti voi qui dal Palla Fabiani. Le immagini di Tiziana Palombi dell'esterna 2 di Telegolfo RTG ci portano già sul parquet quando la Meta Formia di coach Gianni Di Rocco è pronta ad affrontare il Frascati, squadra che al momento è l'ultimo posto della classifica con 0 punti. I due roster già sul parquet agli ordini del signor Marcelli Leonardo di Roma e Poeta Gabriele di Campagnaro, ovviamente provincia di Roma. Andiamo a scoprire le squadre in campo. Il Frascati che si presenta con il numero 3 Ramos, 5 la Franceschina, 7 Zirkovic, 8 Mastrantoni, 9 Trigiani, 11 D'Angelo, 17 Pannozzo, 22 Fiorentino, 23 Ciausè, 25 Okerek e 35 a chiudere il quadro Risolla con il 43 Reggi. Allenatore coach Marco Martiri. D'altra parte la squadra di casa porta in campo il numero 0 Giorgio Di Rocco, 6 Francesco Piacota, 7 Aldo Marziali, 10 Pablo Ariel Rodriguez, 12 Matteo Norbedo, 15 Giovanni Lamura, 17 Gonzales Perez della Blanca, 24 Antonio Massaro, 33 Lucio Gattesco e 40 Silvio De Pippo. Il coach è Gianni Di Rocco, il suo vice Carlo Sapia. Prima di iniziare la cronaca va fatto un grosso complimenti e auguri al numero 0 Giorgio Di Rocco, laureandosi questa settimana. Complimenti a lui, riuscito a conciliare lo sport e lo studio, è arrivato a un bellissimo traguardo, speriamo continui così per tanti altri. Spesso e volentieri bisogna salutare una delle due cose per l'altra. In questo caso Giorgio è riuscito a compiere il miracolo, potremmo dire così. Complimenti. 8 secondi alla palla 2. Arbitri che sta avendo un po' con comodo, pronto a scendere sul parquet Frascati. Sicuramente ci sarà il numero 7 Zirkovic. Attendiamo solo l'ok per la palla 2. 10 minuti pronti a scalare. Meta che si presenta allora col in campo il numero 12 Norbedo, poi a completare il quadro c'è il numero 6 Cota, numero 15 Lamura, Gattesco e, se non vado errato, Rodriguez. Attendiamo i giocatori del Frascati. Scendono in campo il numero 25 Okereke e il numero 23. Numero 23 Ciausè, poi c'è Zirkovic che avevamo già citato. Completano il quadro il 9 e l'11 sarebbero Trigiani e D'Angelo. Tutto pronto per palla 2. Pallone che parte in questo momento, parte anche il nostro tempo, pallone conquistato allora dalla squadra ospite con il numero 9 Trigiani. Viene avanti Trigiani con la sfera, la smista per Ciausè, il tiro di Ciausè e ferro per Zirkovic sotto, si prende un buon rimbalzo, gliela ruba per un attimo Gattesco, ok, che è tutto chiuso, appoggia all'esterno, tiro di D'Angelo, nulla a fare, allora Cota può venire dall'altra parte. Lo scambio per Norbedo, mette dentro due punti Norbedo. Pallone che riparte già dall'altra parte. Controllo del numero 9, Trigiani. Ciausè. Cercare Okereke. All'infuori per Zirkovic. Zirkovic penetra e mette dentro al canestro. L'arbitro blocca tutto, c'è un problema, ha una scarpa probabilmente per un giocatore della squadra di casa. Allora, cronometro stoppato, si tratta di Cota, no, Cota è lì. Norbedo, piccolo warm up per lui. E allora si attende, si rialza Norbedo, nulla di grave. 2-2 il punteggio quando mancano 9-07. Viene asciugato anche il parquet, giusto per l'occorrenza.
si può ripartire. Pallone proprio per Norbedo. A Norbedo a portare la sfera in avanti, lo attende Chassé. Norbedo, pallone smistato verso Rodriguez. La Mura può cercare la penetrazione, lo scarico fuori per Norbedo. Tutto chiuso, ancora la Mura in mezzo. Okere che si prende il pallone e poi subito in avanti Chassé, forse un piede fuori. Rodriguez soffia via lui la sfera, Norbedo per Cota, va a saltare Cota, mette dentro altri due punti per Formia. 4-2, già dall'altra parte la squadra ospite con il numero 9, Briggiani. Briggiani attende lo spostamento dei compagni, poi riesce ad attaccare da solo, un buon tiro, nulla da fare per lui. Piatesco riesce a seguire Norbedo, già dall'altra parte per Rodriguez. Finta di Rodriguez, penetra, subisce fallo. Fallo da parte di Okereke. Due liberi a Rodriguez, potrà prendersi praticamente il canestro segnato a rate, non tiro aggiuntivo. Primo tiro di Rodriguez quando mancano 8 e 13. Rodriguez insacca il quinto punto, seconda possibilità per lui. Quindi tutto il tempo che vuole Rodriguez, ottenendo il 6-2. Parte già la squadra ospite dall'altra parte con il numero 9 Briggiani, che scarica per Chassé, lo segue la Mura. Chassé trova un varco, tutto chiuso, palla fuori, messa che sarà da giocare per la squadra che in questo momento attacca. 8-0-2, 6-2 il punteggio. Gianni, passaggio in avanti, ruba un ottimo pallone, la meta adesso Cota va a saltare, sacca lui, ottimo la scelta di tempo di Cota che mette dentro. Gianni riparte con il pallone, 8-2, ancora Gianni, Chassé finta, poi cerca la tripla, accontentato con questo tiro. Sale a 5 la squadra ospite. Parte al piccolo trotto Norbedo. Pallone per lui. Passaggio verso Cota. Per poco Triggiani non gli soffia via il pallone. Cota per Rodriguez. Cerca la tripla Rodriguez. Ferro. Okereke si prende il pallone. Zirkovic. Chassé taglia fuori Rodriguez. Cerca un'altra tripla. Questa volta non è fortunato. Cota in verticale a cercare Rodriguez, che perde l'attimo giusto, palla fuori per lui, buono il passaggio ma si è perso il pallone Rodriguez. Sfera che riparte allora per Chassé. 8-5 che persiste. Chassé qui commette fallo su di lui, Cota, anzi Gattesco. Pallone che ripartirà per la squadra ospite sotto canestro. 6-54 da giocare, 8-5, un quarto che tiene il punteggio abbastanza basso, almeno in questi primi 3 minuti giocati. Pallone che ripartirà dal lato. Triggiani per la squadra romana a battere. Pallone già smistato per l'ingresso da parte del numero 11, Ottava di Angelo. Okereke, Zirkovic prova a girarsi lui, appoggia dentro ma il pallone praticamente torna indietro. Subito dall'altra parte, Cota, un look quasi per Rodriguez, sotto per Gattesco. Zirkovic prova a contrastarlo, Gattesco nulla da fare per lui. Riparte allora Chassé. Chassé in possesso di palla sotto per Zirkovic, ovviamente si è mangiato un gol a porta vuota Zirkovic. D'Angelo va al tiro, prova il ferro, poi Rodriguez si impossessa del pallone, può far ripartire Cota. Cota subito dall'altra parte, cerca la tripla Cota, ferro, poi non riesce a prendersi il pallone Gattesco,
l'ultimo tocco del giocatore di Ridocco. Sfera che termina fuori, ripartenza che sarà per gli ospiti. Va il Frascati ad attaccare sull'8-5 che non cambia ormai da un minuto abbondante. D'Angelo subisce fallo da parte di Norbedo, primo fallo anche per Norbedo. Quindi in questo momento Cocci di Rocco pensa a cambi. D'Angelo per Ciauze, pallone giocato lui, tenere che fuori per Ciauze, va al tiro Ferro, partire allora Rodriguez. Cota taglia il campo per Norbedo, ma Norbedo lo fronteggia proprio D'Angelo, l'arbitro blocca tutto, c'è un fallo sotto canestro da parte di Zirkovic. Un bel duello tra lui e Rodriguez questa sera. Primo fallo per Zirkovic, 5.37 da giocare. La mura per Gattesco, fuori per Norbedo. Norbedo si fa vedere Cota, preferisce giocarla verso Gattesco. In qualche modo bisogna tirare. Rodriguez va lui, cerca la bomba, Ferro solamente. Nulla da fare, Norbedo conquista un ottimo pallone, Rodriguez appoggia a canestro, nulla da fare. Crede che si prende un altro rimbalzo, può ripartire lui allora. L'appoggio è su D'Angelo. D'Angelo si presenta al cospetto di Lamura, cerca il varco, non trova il canestro. Palla che praticamente passa subito dall'altra parte con Cota che allarga panoramico per Norbedo. L'accelerazione di Norbedo vale 2 punti per Fornia. Rimessa già battuta, pallone fuori. 4.55 da giocare. 10-5 il punteggio tra le due formazioni. Frascati che comunque è allacciato, potremmo dire così, al Formia. Gattesco per Norbedo. Cerca un disimpegno Rodriguez, subito per Gattesco. C'è fuori Norbedo, preferisce servire la mura, per gli scappa il pallone alla mura. Subisce una pallonata però. Ancora giocabile Norbedo, accelerazione, fuori per Cota. Cerca la tripla Cota. Dentro il pallone per lui. Merita gli applausi l'inquadrato Cota da parte di Tiziana Palumbi. Bello il pallone messo dentro. D'Angelo già dall'altra parte. Passaggio per Zirkovic. Fuori per Ciauze. Arriva il blocco di Zirkovic, non lo sfrutta, il dai e vai tra i due. Il tiro di Zirkovic vale 2 punti per Frascati. 13-7. Quando il primo quarto dice che mancano 4 minuti da giocare. Cota nasconde il pallone a D'Angelo. Norbedo vuole il blocco. Norbedo va in accelerazione sotto per Rodriguez, il suo gancio. 15° punto in cascina per la squadra di Cocci di Rocco. Ciauze chiama lo schema, portatore di palla abbastanza anomalo. Ciauze, numero 23, di solito il pallone viene portato da D'Angelo. Ocherèche un attimo poteva portare il blocco. Ciauze, la sua accelerazione, il pallone che si ferma lì. Allora Norbedo può prendersi il rimbalzo, andare dall'altra parte, palla al piede per lui. Dentro il pallone di Lamura e time out chiamato in panca. 3-23, 3-24 da giocare, 15-7 la situazione del punteggio, anzi 17-7, non 15-7 come vedete lì nel tabellone. Mancano i 2 punti, arriveranno con calma. Frascati che comunque si sta tenendo in gara, 10 punti di distacco nel primo quarto. Ovviamente c'è da giocare ancora 3 minuti e 23, ma Frascati che occupa 0 punti in classifica, potremmo dire così. Guardate adesso la panca della squadra ospite in maglia granata, ovviamente colori che si invertono tra i panchinari e i giocatori in campo. Il blu in campo, il granata in panca. Entrerà il numero 3 Ramos. Questo è il cambio attuato dalla squadra ospite. Rimane in panchina il numero 11 D'Angelo, quindi Ramos
a giocare il pallone. Ramos gioca da playmaker per Trigiani, fa il numero 9, porta palla, lo attende la mura. Il pallone è giocato proprio per Ramos, che prova a far muovere Chaussé. Occhierei che il blocco per lui apre il varco, stoppone per lui, riparte da Norbedo, smissa su Cota, già dall'altra parte per Cattesco che però non l'aggancia. 2.59, Zirkovic alla rimessa proprio per Ramos, meta che quando parte diventa pericoloso, se lo può poi perdere il pallone in queste due occasioni. Va avanti Ramos, incassa due punti, pallone subito giocato dalla meta. Norbedo, 17-9, passaggio verso Cattesco, la conserva per il tiro di Rodriguez, tripla che fa scappare via 20 la squadra di casa contro i 9 degli ospiti. Ramos contro Norbedo, data un po' di vivacità alla squadra del Frascati. Ramos in questo inizio, Zirkovic cerca la tripla, incassa anche lui, solo 2, quindi 11 per gli ospiti, 20 per la meta, per il meta. A 2 minuti e 0-4 da giocare. Norbedo, va Norbedo, il passaggio per Cota, ancora per Norbedo, cerca lui la tripla, ferro Rodriguez, riesce a correggere. 22-11, giusto il doppio, minuto e 48, c'è il fallo da parte di Norbedo, ci ha toccato il pallone, ma Norbedo mette a segno il suo secondo fallo, si alza dalla panca Di Rocco, fuori Norbedo, dentro Di Rocco, esce tra gli applausi il numero 12. Panca invece Okereke adesso per la squadra del Frascati. Ramos cerca l'accelerazione, tutto chiuso, pallone che scappa via, alla fine Zirkovic riesce a pescarlo, va al tiro ma qui Gattesco commette fallo. Dato il numero 5 per la squadra ospite, la Franceschina. Zirkovic, due liberi per lui per ridurre il gap, mentre già il bonus la squadra di casa. Zirkovic, un nuovo pallone che si ferma sul ferro, torna al mittente, potremmo dire così. Seconda possibilità ora per il numero 7 della squadra della provincia di Roma. Secondo tiro, ancora una volta ferro, allora Gattesco può riprendersi il pallone, riparte Di Rocco, The Doctor per questa partita. Cota nasconde il pallone, forse tramortisce anche la mura, fuori proprio per Giovanni la mura, va al tiro la mura, ferro, riparte Chaussé, passaggio sotto per Zirkovic, va in penetrazione Zirkovic, non la fare, poco preciso in questo tentativo, non cambia il risultato. Parte la squadra di casa, Di Rocco smista per Cota, pronta la carta di Pippo, cercare Giorgio Di Rocco, Cota, Di Rocco sotto per Gattesco, due uomini addosso a Gattesco, si ferma il cronometro a 50 secondi, c'è il fallo di Ramos, primo fallo anche di Ramos, va fuori Rodriguez, dentro De Pippo, Silvio De Pippo prende il posto di Rodriguez. Pallone che sarà rimesso in attacco per la squadra di casa. La mura per Gattesco, fa girare per Di Rocco, ancora per Cota, finta di tiro, è tutto chiuso, allora deve ragionare proprio con Gattesco, marcato da Zirkovic. Da quest'altro lato Di Rocco cerca la tripla lui, ferro, serie di batti e ribatti, poi Gattesco, la mura, finta di tiro, ancora De Pippo, primo pallone toccato per lui, si perde la sfera. Zirkovic, pallone ottimamente smistato da Frascati, si parte dall'altra parte, 25 secondi da giocare, Ramos, la mura prova a rubargli il pallone da dietro, nulla da fare, va Ramos, fronteggia Di Rocco,
la Franceschina, l'accelerazione e i due punti che arrivano per la squadra ospite, mentre ormai c'è poco da giocare, è stato Trigiani a segnare. Cota, bisogna tirare, Di Rocco sulla sirena, Ferro, finisce il primo quarto 22 a 13, una buona meta che praticamente ha fatto vedere buone cose. Il Frascati però rimane agganciato, termina il time out, tornano le squadre sul campo. Il meta è quello che ha finito il primo quarto. Di Rocco, Gattesco, La Mura, intanto si inizia a giocare. Cota e De Pippo in campo per la squadra di casa. Ramos, la Franceschina, D'Angelo è entrato nel numero 22 fiorentino, e poi Gattesco, Cota, pallone che viaggia lungo il fondo, dopodiché riparte D'Angelo. D'Angelo cerca la tripla, il Ferro gli nega la soddisfazione. Zirkovic subisce fallo sotto, pallone anzi annullato, commette fallo. Intanto chiediamo di chiudere l'audio in ritorno di cuffia, ringraziamo Tiziana Palombi. Gara che è ricominciata, La Mura, giro palla della meta, il tiro di Cota, Ferro, De Pippo, poi Perez, pallone messo fuori, potrà giocarla la squadra di casa. In difesa riparte Perez, punto di Rocco, ma Perez fronteggia il numero 0, è rimasto in panca Chauzé per l'ingresso di quella del numero 22 fiorentino. Pallone qui riconquistato da De Pippo, riparte Giorgio Di Rocco, la smista per Cota, il blocco di Gattesco, lo sfrutta Cota, Di Rocco, penetrazione, scarico fuori, La Mura cerca la tripla questa volta, Ferro corregge dentro e subisce anche fallo Gattesco, quindi punteggio che sale a 24 contro i 13 del meta, si era chiuso sul 22 a 13 il primo quarto. Pallone che si insacca per la squadra di casa, ma praticamente c'è un fallo. Si giocherà con i Frascati in possesso di palla. Parte la squadra ospite con Ramos, buona sua giocata in avanti per la Franceschina. Impatta a muro da solo De Pippo, riesce in qualche modo a conquistarsi il pallone. Subito dall'altra parte, la gioca per Cota, in avanti per Di Rocco, in mezzo per Gattesco, scarica fuori De Pippo, finta di tiro, taglia fuori un avversario, Cota, penetrazione in mezzo a tre uomini all'indietro, pallone messo fuori, ultimo tocco dovrebbe essere di Zirkovic, rimane in attacco il meta con il pallone da giocare per La Mura. La Mura per Gattesco, sotto La Mura, si gira bene, incassa due punti, 26 per il meta, 13 per i Frascati, 8-0-5 da giocare, il pallone per Fiorentini, smista bene per il numero 9, ospite, non c'è fallo sul direttore di gara, Zirkovic recupera il pallone, l'arbitro blocca tutto perché c'è stato un fallo da parte di Giorgio Di Rocco, era venuto bene avanti il numero 9 Trigiani. 7-53 da giocare, 26-13, fuori Gattesco, dentro lo spagnolo della Blanca, sarà lui a contendere il pallone sotto questo tiro libero, sotto questi due tiri liberi. Zitovic, primo punto in questo secondo quarto per la squadra ospite, seconda possibilità ancora per il giocatore del Frascati. Tiro per lui, solo Ferro, nulla da fare, allora il pallone se lo può riprendere dalla Blanca, che organizza già per Di Rocco, parte al piccolo trotto, pallone per La Mura, smista per Cota, ottimo elemento Di Rocco, allarga per La Mura, va al tiro La Mura, il Ferro gli nega la soddisfazione dal lungo perimetro, Perez già dall'altra parte,
stoppone di De Pippo. Fiorentini, tanto Cota è rimasto un po' attardato, va al tiro d'angelo De Pippo, anzi della Blanca, che si prende il pallone ma subisce fallo da parte del numero 9, da parte di Trigiani. Cambio Cota per Rodriguez, va in panca Cota, mentre il punteggio di fallo del numero 5, se non vado errato, quindi la Franceschina, si è alzata la paletta numero 2 per lui, quindi è pronto il cambio, parte il cronometro. Di Rocco la smista per Rodriguez, taglia fuori un avversario, Di Rocco tutto chiuso, allora sotto a cercare Rodriguez, buona la giocata di Rodriguez, cerca la mattonella, trova la tripla, 29 a 14 per il meta. Perez riparte col pallone lui, Perez la smista per il numero 9 Trigiani, pallone di ritorno 3-2, Zirkovic tutto chiuso, allora prova ad allargare per il tiro della Franceschina, Ferro poi sotto, Di Rocco si prende il pallone, buono il suo rimbalzo, parte già dall'altra parte, Rodriguez tutto chiuso, ora De Pippo, la mura, giro palla del meta proprio sull'uscio del canestro della squadra ospite, Di Rocco 8 secondi, si perde il pallone, allora Perez dall'altra parte forza un piede, lascia Trigiani, Trigiani incassa tra le urla del pubblico, anche perché forse c'era stato un piede da parte di Perez, hanno lasciato continuare i direttori di gara, Di Rocco per De Pippo, ancora per Di Rocco, fuori per Rodriguez, cerca di nuovo una tripla, Ferro, pallone di spedito fuori, poi pallone accompagnato da Fiorentino dall'altra parte e incassa altri due punti la squadra ospite, e tutti in panca per il time out che vedrà ritornare in campo Antonio Massaro, staremo a vedere chi gli lascerà il posto. 5.47, 5.45 dice la nostra grafica, ma punteggio è quello importante, 29 a 18. Sicuramente Di Rocco avrà qualcosa da dire ai suoi, anche perché c'è stata una piccola emorragia di punti. Si è partiti sul 22 a 18, siamo a 29, praticamente ne ha messi dentro 7 il meta contro i 13 della squadra ospite, 5 messi a segno per il Frascati. Ovviamente Di Rocco sa che lasciare andare l'inerzia significherebbe dare piede libero agli avversari, e allora subito immediatamente chiama il time out, li porta in panca, time out finito in questo momento. Sentono i tifosi del Frascati, Massaro in campo fuori la mura, Tony Massaro a giocarla, pallone per Pirocco, riparte lui, tanto si accende il tifo da Formi e Frascati, Massaro la gioca per De Pippo dall'altra parte per Pirocco, Pirocco serve il piazzamento dei compagni, si propone De Pippo, riesce a giocare su Massaro nella Blanca, a canestro, primi due punti per lui, 31-18, Perez, anzi Ramos, scusate, pallone messo dentro per gli ospiti, 31-20, Ramos col numero 3, ci scusiamo per averlo chiamato Perez finora, Di Rocco, la giocata che porta al tiro Massaro, poi quasi pallavolistica la correzione da parte di Rodriguez che in due battute trova il 33esimo punto, Ramos, Zirkovic si perde il pallone, era fuori, rimessa che sarà da giocare da De Pippo, cambio, entra il numero 23 Chauté, esce Zirkovic,
dovrà giocarla il meta con De Pippo già pronto a far viaggiare Di Rocco. Di Rocco, il possesso palla alla larga per Massaro, c'è il blocco di Rodriguez, Di Rocco ancora, il pallone per lui, Rodriguez la smista per De Pippo, sotto canestro De Pippo, in mezzo a cercare Perez, fallo proprio sul numero 17. Avrà a disposizione allora due liberi, 33 a 20 più 13 per la squadra di casa. Primo libero di Perez dentro il pallone, seconda possibilità per lui, va al tiro e fa 2 su 2. Pallone è già ripartito, se lo perde per un attimo il Frascati, infatti è così, è uscito fuori dal campo Okereke, che è ritornato in campo in questo frangente. Pallone per Di Rocco, la smista per Massaro, va Massaro, giro palla della meta, Di Rocco ritorna in zona Rodriguez, smista fuori Massaro, bisogna tirare, ci pensa Di Rocco sotto, è un duello che porta al possesso di palla per D'Angelo, che lui è tornato in campo in questo secondo quarto. Ramos, ancora per D'Angelo, prova a chiudere tutto De Pippo, fuori per il tiro di Fiorentini che si ferma, Fiorentino si ferma sul ferro, 35-20 che persiste, già dall'altra parte Rodriguez taglia per De Pippo, aperture panoramiche a go-go, potremmo dire così, Perez ancora di qua per Rodriguez, palla volistica ancora una volta, Di Rocco, Ramos cade a terra, nulla da fare per lui, non c'è fallo, Chaussé può ripartire per la squadra ospite, Chaussé per Ramos, Fiorentino si propone, servito per il numero 11 D'Angelo, Ramos, bisogna pensare a tirare, Chaussé tutto chiuso, Okereke va da perno, va al tiro D'Angelo, ferro, pallone riconquistato da Di Rocco, può ripartire il numero 0 della squadra di casa. Smista su Rodriguez, 3 minuti e 0-2 a giocare, De Pippo perde il pallone qui, De Pippo, Chaussé prova a scappare via, forse voleva un fallo la panchina di Rocco, D'Angelo va al tiro, il pallone che non lo accontenta, Perez si prende il rimbalzo, può partire allora in contropiede Di Rocco, si è schierato con le Frascati, Rodriguez cerca la tripla, canestro che non lo accontenta, poi c'è il tocco da 2 in correzione aerea che porta a 37 il meta contro i 20 del Frascati, Frascati che ha acceso le quattro frecce praticamente dopo il time out precedente, un solo punto messo a segno, ciò costringe coach Martiri a chiamare immediatamente il time out e riportare i suoi in panca, visto che Di Rocco aveva avuto la meglio proprio nel time out precedente. Vedete lì coach Martiri che va a dare indicazioni ai suoi. Poco incisivi al momento sotto canestro, mentre il meta di coach Di Rocco sembra aver trovato la giusta via, lo vedete lì inquadrato in ginocchio a discutere con i suoi ragazzi. Ecco che Tiziana Palombi si sofferma su coach Di Rocco. ...2:36, 37 a 20... ripartirà in possesso Ramos, va Ramos, si presenta già dall'altra parte, il giro palla per Chaussé, lo marca De Vivo, non è svistato fuori da Fiorentino, Ramos cerca in Chaussé una soluzione, c'è Okereke che si sbraccia sotto, Chaussé viene avanti, marca Norvedo, va al tiro un po' forzato, infatti forza troppo, poi subisce fallo Perez sull'attacco di D'Angelo,
arriva il cambio, fuori Fiorentino, dentro Triggiani. Questa è la scelta di Martiri. Altro cambio, fuori il 3, dentro il 43, quindi Reggi dentro, Ramos fuori, riparte Norbedo. Stato in campo al posto di Vidocco Massaro. Norbedo per un attimo pensava al tiro, lo soleticava l'idea, allora ci pensa ora, va e trova il 40° punto per la squadra di casa con questa tripla contro i 20 degli ospiti del Frascati. Arriva il tiro da fuori, Ferro per il numero 43, è entrato Reggi, poi lì sotto succede di tutto, Norbedo si prende il pallone, lo pulisce, si fa per dire, Perez smista per De Vivo, pronto anche un altro cambio, si tratta di Marziali per De Pippo, dentro anche Zirkovic. Quando mancano 1:25 da giocare esce il numero 11 D'Angelo. 40-20 il punteggio, e lì dalla lunetta c'è Rodriguez pronto ad arrotondare, aumentare il proprio scorer. Primo tiro di Rodriguez, Ferro, seconda possibilità per lui, c'è solo Perez al rimbalzo. Ferro, 2 su 2 in errore per Rodriguez, pallone che è già ripartito con Okereke che svista su Chausé. Chausé fronteggia Norbedo, Okereke prova a penetrare, sposta di fisico Perez, trova il fallo da parte di Perez, trova i due punti. ...40-22... e il fallo a disposizione di Okereke. 1:11 da giocare. Okereke va libero, arrotonda a 3 i punti segnati. Riparte la squadra di casa. Meno di un minuto, Norbedo, forse c'era un fallo in questo caso. Rodriguez taglia per Massaro, panoramico, poi Norbedo, ancora lui, Marziali, otto il blocco, Norbedo l'accelerazione, tutto chiuso, allora sotto per il tiro di Perez, incassa lui i punti questa volta. Riparte il numero 9 Triggiani, serve per Chausé, Chausé tutto chiuso, allora preferisce giocare su Reggi, su Reggi. Sotto si prende un ottimo rimbalzo Rodriguez, arriva Norbedo a rimorchio, Rodriguez riesce a giocare proprio su Marziali, si presenta avanti Marziali, subisce il fallo, ci saranno solo il pallone fermo, è stato un passo di Marziali, quindi il pallone che riparte per gli ospiti Reggiani, seguito da Norbedo. Triggiani, un'azione o poco più, Reggi, avanti da Chausé, 42-23, vediamo se Chausé riesce a portare a 25 suoi, Okereke, se prende il pallone da sotto, lui va a fare Perez, per Cota, non c'è più tempo, la sirena ci dice che può bastare così per questa prima parte di gioco, 42-23, dice il nostro tabellone con una meta che sta facendo la voce grossa su questa gara. Baby, baby.
Ci apprestiamo a vivere il terzo periodo di questa gara tra Meta Formia e Frascati. Meta pronta a tornare sul parquet. Primo quarto si è chiuso su 42 a 23, praticamente ne ha messi dentro 10 il Frascati, ne ha messi dentro 20, cioè ne ha messi dentro il 20 il Meta, scusate, il Farfuglio, ma giustamente. Pallone che può ripartire con il numero 9 che serve per Ramos, si trattava di Trigiani, Ramos, Trigiani, Zirkovic, la Franceschina e Chausse in campo per gli ospiti, mentre Perez, Rodriguez che adesso avrà anche il pallone, Norbedo, Lamura e Cota in campo per Coach Di Rocco, Norbedo per Rodriguez, giropalla che porta a Cota, poi ancora Norbedo, si prende il pallone, lo segue Trigiani, tutto chiuso, allora il blocco di Lamura non si concretizza, però si è liberato Lamura, allora può penetrare lui per vie centrali, manda a far fallo Zirkovic, si prende il fallo da parte di Zirkovic. Buona giocata di Lamura che potrà allora usufruire di due liberi. Primo pallone per lui, pallone che non incassa la retina. Seconda possibilità allora, ancora per Lamura. Parte il suo tiro, pallone che questa volta va dentro. Si può ripartire con Ramos, fronteggia Cota. Ramos poggia su Franceschina, la Franceschina, accelerazione di Trigiani, Norbedo ha commesso fallo, non c'è canestro, bensì c'è il fallo di Norbedo, ripartirà la squadra di casa in difesa con l'attacco portato da Zirkovic. Pallone girato per Ramos, Chausse sotto per Trigiani, in mezzo Zirkovic, lo stoppone di Rodriguez, poi Perez libera il pallone, lo pulisce, lo sgancia verso Rodriguez, finta di tiro Norbedo, porta a passeggio la sfera con Lucio Ramos, accelerazione di Norbedo, Cota, ma Cota accelera lui, subisce fallo, Cota non trova il canestro, ma fare per Francesco Pio Cota. 43 a 23 che persiste, però Cota potrà usufruire di due liberi, visto che era diretto a canestro. Quando mancano 8 e 50, Cota, primo pallone che si insacca, seconda possibilità per lui. Bel numero 6, dentro 2 su 2. Parte Ramos. Pallone per Trigiani, lo chiama Zirkovic, anticipato Perez, secco Norbedo, il gancio proprio per Perez, pallone che scivola fuori e la terza azione di contropiede che il Formia spreca. Vero che il punteggio può permettere situazioni del genere, ma è pur vero, intanto per poco Trigiani si perde il pallone, sotto per Zirkovic, sfera fuori, è pur vero che certi canestri li devi incassare. Vedrà il cambio fuori di Trigiani, dentro D'Angelo, questo è il cambio approntato da Coach Martiri, mentre Locco dà disposizione ai suoi, è ripartito il cronometro per Norbedo, appoggio su Cota, dai vai tra i due praticamente, Cota per Rodriguez, sotto per Lamura, Lamura su Chausse, tutto è chiuso, sfera fuori, finestra che sarà degli ospiti, il peggio che non cambia in questo frangente. Ramos, la Franceschina, tutto chiuso, ora si invola solo Murato, Lamura verso Cota, qui la butta fuori, Lamura sbaglia nel lancio, cercare il compagno, parte Chausse. Ramos ancora sul proprio numero 23, la gira per D'Angelo, c'è stato un fallo da parte di Lamura, pallone fermo,
7:51 da giocare. Rimessa laterale da battere per la squadra ospite. D'Angelo recupera metri di campo. Non è giocato verso Zinkovic, pallone è terminato fuori. Da ripetere praticamente la rimessa. D'Angelo in avanti per la Franceschina. Pallone che arriva a Ramos. Va per D'Angelo. Va D'Angelo. Ancora per Ramos. Bisogna tirare. Termina qui il tempo a disposizione del Frascati per andare al tiro. E allora potrà giocarla il Meta con questa rimessa, mentre Martiri indica ai suoi di rimanere alti in marcatura. Norbedo proprio contro Ramos, lo segue a tutto campo, appoggio verso Perez, la mura, finta il tiro, poi ancora Norbedo sotto a cercare Perez, manda vuoto, Chauze Perez incassa il 47esimo punto per la Meta, 23-47 per la squadra di casa. Mancano 7-10 da giocare. D'Angelo fuori per Chauze, finta di tiro ancora per D'Angelo, il tiro di la Franceschina, ferro Zirkovic, serie di contese, poi il pallone fuori. Time out chiesto da coach Martiri, anche perché i suoi sono fermi con le quattro frecce ormai da un bel po', 6:55 da giocare in questo quarto, da un bel po', praticamente non ha segnato in questo quarto la squadra ospite, ferma ai 23 che hanno chiuso il secondo periodo. Non è che il Formi abbia fatto un granché, 5 punti in 3 minuti, pochino pochi, se mi lasciate passare il termine, ma ovviamente la squadra di coach Di Rocco e del suo vice Sapia sta gestendo al momento la situazione. Eccoli inquadrati da Tiziana Palombi. Frascati che comunque sta dimostrando di essere nella parte bassa della classifica, era una delle realtà della C2 di allora, C-Gold, il Frascati, questa C-Silver non riesce quest'anno a imbroccare la marcia giusta, ancora 0 punti praticamente, nessuna gara vinta. La rimessa Rodriguez per Norbedo, riparte il pallone con lo spagnolo Matteo Norbedo. Cota nasconde la sfera, la penetrazione, poi scarica fuori dello stesso Norbedo, finta, scivola per un attimo Norbedo, si perde il pallone, allora Ramos riparte per i suoi, cost to cost proprio di Ramos, sotto porta al tiro D'Angelo, costringe quasi al fallo Rodriguez. 6:31, si alza la paletta numero 1 per Pablo Ariel Rodriguez, protagonista di questo Meta ormai da tanti anni. Tiro di D'Angelo, ferro, seconda possibilità per lui. Va al tiro. Gioco che riparte, Okere che non riesce a segnare, Perez già dall'altra parte per l'avanzata di Norbedo, porta a passeggio il pallone Norbedo, conteggia Ramos, arriva Cota a rimorchio, servito, c'è il blocco di Lamura, Norbedo, anzi Cota, va al tiro, pallone che si ferma tra le braccia di Okere, che può ripartire la squadra ospite, e qui Cota si prende il pallone, sfera di poco fuori. Rimessa che sarà da giocare per la squadra ospite, pallone giocato ma subito fermato, chiama i suoi a salire Di Rocco per allontanare gli avversari, giocata su Ramos, Ramos lo tiene Norbedo, allora lui sbroglia la matassa cercando Fiorentino, qui c'è il fallo ai danni del numero 7 che rimane a terra, si tratta di Zirkovic, una botta alla testa,
primo fallo per il giocatore della meta, si rialza Zirkovic, fallo di Lamura, sembra nulla di grave per Zirkovic. Questa che sarà da giocare dal numero 22 fiorentino, cerca compagni, ritrova in Zirkovic che va subito al tiro, non va a fare, pallone perso, Lamura, il pallone di Frana praticamente davanti, dall'altra parte già con Rodriguez, Norbedo, passaggio di ritorno praticamente tra i due, Norbedo torna addirittura sulla propria mediana, insegue Ramos, non sfrutta il blocco, carica fuori ma c'è il fallo su Norbedo da parte del numero 3 Ramos, Montero, Thiago Ramos, su il fallo su Norbedo, arriverà il cambio intanto, fuori proprio Norbedo, dentro Di Rocco, quest'anno maglia numero 0 per Giorgio Di Rocco, messa di Pablo Rodriguez, la giocata sotto canestro, ruba la sfera Ramos, però già dall'altra parte il tentativo di alley-up non riuscito però Kereke. Vero, Thiago Ramos tiene il pallone, Zirkovic la smista fuori per D'Angelo che va al tiro un po' forzato e qui Perez sale più in alto di tutti, si prende la sfera, può ripartire la squadra di casa con Cota, lancio sotto per Lamura che non trova il canestro, forse subisce un fallo Lamura, ok, che si prende la sfera, un po' di greco-romana lì sotto, già in avanti per il tiro di D'Angelo, Ferro, Okereke contende la palla a Perez, poi commette fallo Okereke, forse anche una gomitata da parte di Perez, fuori Lamura, dentro Gattesco, fuori D'Angelo, dentro Reggi, queste le due mosse dei coach. La caccia del pallone si ferma lì con la rimessa verso Di Rocco. Parte il playmaker della squadra di casa, la fronteggia Ramos, scomodo cliente questo frangente. Rodriguez a spallate, si fa varco, trova un fallo. Allora Rodriguez avrà a disposizione due liberi per togliere la polvere sul canestro, due squadre che sono al bonus. Va il numero 10 per lui che è argentino, vale tanto il numero 10. 48-23, vediamo se fa 49 Pablo Rodriguez. Pallone sul ferro, allora riparte a giocare la squadra ospite, Zirkovic, passaggio in avanti di Ramos, palla che si ferma fuori, rimessa che sarà da giocare per Gattesco, riparte Di Rocco, 48-23, Di Rocco arriva a Cota, rimorchio, servito, lancio in avanti a cercare Rodriguez, però subisce fallo, abbastanza vistoso la maglia che si è allargata di Rodriguez, fuori Ramos, dentro Trigiani, però Rodriguez ha a disposizione ancora due liberi per arrivare a sfondare quota 50, ma il primo tiro si insacca per lui, seconda possibilità per lui. Fa 2 su 2, pallone che riparte sul 50-23, Reggiani la gira verso Zirkovic in qualche modo, in mezzo però Kereke si gira bene, subisce il fallo da parte di Gattesco,
Vediamo se viene accordato il canestro, sì, quindi fallo più canestro punisce in questo caso Creche il meta. Però Creche allora sul ferro si potrà ricominciare allora per il meta che gioca con Di Rocco per Cota, sconde la sfera a Fiorentino, non è entrata ancora Pannozzo nella sua ospite. Intanto bello questo passaggio per i due punti della squadra di casa quando mancano 3:33 da giocare. Reggi verso Fiorentino, versione di Fiorentino pronta ad entrare De Pippo. Ancora un taglio e il tiro di Trigiani. Ferro Rodriguez tranquillamente si prende il pallone, può ripartire con i suoi. Cota fa sparire un attimo la sfera, Cota sfondo qui su Zirkovic. Da fare per Cota. Allora dentro De Pippo, fuori Cota. Questa è la scelta di coach Di Rocco. Sì, altissimo il quintetto adesso con Rodriguez, De Pippo, Gattesco e Perez. Solo Di Rocco, così ad altezza naturale. Si viene ad asciugare il parquet. 52-25. Guarda adesso il tabellone. .309 da giocare. La rimessa che sarà da giocare per Reggi. Il pallone portato avanti da Trigiani. L'appoggio su Fiorentino. Fiorentino sotto a cercare Zirkovic. In qualche modo ci mette Gattesco, ma nulla da fare. Ancora il pallone per Frascati. Zirkovic, la penetrazione. Chiude tutto Perez. Si trova il pallone citofonato. Allora già dall'altra parte per la penetrazione da parte di Rodriguez, frana a terra Gattesco, non c'è fallo. Allora Zirkovic in pieno contropiede va a mettere dentro due punti Trigiani. 52-27. Di Rocco per De Pippo. De Pippo la smista su Di Rocco, ancora Gattesco. Problema di giocare il pallone, va verso Perez, scivola Perez, nulla da fare per lui, paga l'unità sul parquet. In avanti il pallone per Trigiani, giro palla, Reggi, chiude il tiro, trae Orbello, Reggi, c'è la penetrazione, impatta contro il muro, Zirkovic, fuori per il tiro di Trigiani, ferro. Era ancora giocabile, probabilmente non si è fermato il gioco. Allora Rodriguez va già dall'altra parte, scambia con De Pippo. Di Rocco risponde il pallone con Reggi, scarica un po' il cronometro per quanto sia possibile. Gattesco allora non ci pensa su, tira una bella palla che però si inferma sul ferro. Allora conquistato da Perez, può giocarla allora Di Rocco proprio per Gattesco. Sfondo, un altro sfondo di Gattesco su Zirkovic, secondo conquistato al numero 7. Fuori Perez, dentro Norbedo, terzo fallo per Gattesco. 1:20 da giocare, 52-27, non si è segnato tanto in questo quarto, eh. Siamo fermi abbastanza, 10 punti per il Metafornia, solo 4 per il Frascati. Pallone che ripartirà da Fiorentino, gioca su Trigiani, va il numero 9 verso Zirkovic. Zirkovic incassa il fallo più canestro, vediamo un po' se viene concesso il canestro, sì, 2 punti per Zirkovic, 29 per gli ospiti, 52 per il meta.
fuori Fiorentino. Davide Fiorentino in panca, entra col numero 17 Gilberto Pannozzo, esordio in gara per lui, mentre arriva il tiro aggiuntivo per Zirkovic. Pronto il gara a 30. Zirkovic, 52-30, già partito il pallone. Norbedo prova a seminare avversari, poi ritorna sui propri passi, la gioca con Di Rocco, il doppio play in campo. De Pippo in avanti per Rodriguez, penetrazione, forse fallo, infatti è così. Quando praticamente c'è il minuto tondo da giocare, questo fallo su Rodriguez. 52-30, primo tiro di Rodriguez, prova il canestro, seconda possibilità per salire un po' in punteggio. Rodriguez, pallone che si ferma sul ferro, allora Norbedo può gestirlo in meta, meno di un minuto alla chiusura del terzo quarto. Norbedo subisce fallo da parte del numero 8 ospite, Mastrantoni, ben entrato, e quindi va praticamente a fare il mimo Martiri dell'azione fallosa. Norbedo a disposizione due liberi, mentre Martiri tiene la sua lezione privata a Mastrantoni. Questo che deve fare un coach. Palla sul ferro nel secondo tiro di Norbedo, allora può ripartire Paolo Mastrantoni per Triggiani. Passaggio di ritorno sotto per Zirkovic, penetrazione, qui commette fallo Rodriguez, si arrabbia tantissimo coach Di Rocco. E qui si arrabbia tantissimo coach Di Rocco, è andato a chiedere il time out fino all'altra panchina. 54-30, ma non è soddisfatto dei suoi, e ne ha tutte le ragioni coach Di Rocco, anche perché sono fermi dopo il 42-23. È vero che non sta segnando i Frascati, ma un'azione del genere con il fallo da parte di Rodriguez dimostra al momento che la squadra è scarica mentalmente, è un po' lenta nelle giocate difensive, e alla lunga si possono pagare queste situazioni. Coach dimostra praticamente di essere in tensione anche in gare del genere. Si torna in campo, squadre già pronte a giocare. A disposizione i liberi, la squadra ospite, con Zirkovic che va lì dalla lunetta, pallone sul ferro, nulla a fare per lui, seconda possibilità per Zirkovic, 38 secondi a disposizione. Zirkovic, palla sul ferro, se la riprende Rodriguez, può partire allora il contropiede. Norbedo scarica per De Pippo, scambio tra i due. Di Rocco consegue il pallone, poi la scarica su Gattesco, torna verso Rodriguez, il gancio, porta a 56 il meta, ma mancano 16 secondi. La ripartenza che sarà di Triggiani, meno di un'azione da giocare. Zirkovic, penetrazione, questa volta il rimbalzo è per Perez, rimane claudicante Zirkovic, ma può bastare così in questo quarto. 56-30, già in campo
pronti a vivere l'ultimo periodo, 56-30, è comunque un bel distacco, si ricomincia a giocare con Norbedo che scambia verso Rodriguez, va a metterla dentro Rodriguez per un attimo, poi il pallone è messo davanti a Chaussé, l'arbitro ferma tutto, visto un fallo da parte di De Pippo. Il pallone è bloccato, si ripartirà con la rimessa a favore della squadra ospite. Il pallone è giocato in avanti dal Frascati, Zirkovic è tutto chiuso, allora all'indietro per Pannozzo, Ferro e poi la mette fuori Rodriguez. Anzi no, ultimo tocco del giocatore Frascati, quindi il pallone che è stato a giocare proprio per Rodriguez, riparte il pallone per lui. Norbedo, bella la sua volée. Rodriguez, finta di tiro, tutto chiuso. De Pippo in avanti per Rodriguez che se la vede con Okereke. Gattesco va a penetrare, butta via il pallone in questo caso. L'arbitro blocca però tutto, era fuori con i piedi Okereke. Rimane in attacco in meta, 56-30. Rimessa che sarà da parte di De Pippo. Continua a scorrere il cronometro dell'azione, 7 secondi a disposizione, la ripartenza per Gattesco, poi Rodriguez, bisogna tirare, si perde il pallone, allora Chaussé già dall'altra parte, la mette sulla velocità per Triggiani che sale su e incassa i due punti, già battuto il pallone Rodriguez, poi Giorgio Di Rocco subisce fallo, si era chiuso il varco per Di Rocco, non poteva far nulla, il pallone è stato giocato fallosamente proprio da Di Rocco, evita la ripartenza degli ospiti ma spende un fallo personale. Bisogna asciugare il parquet. Proprio lì dove c'è Pannozzo. Norbedo, Gattesco, Rodriguez e Di Rocco in campo per la squadra di casa Okereke, Pannozzo, Zirkovic, Triggiani e Chaussé per la squadra ospite. Okereke la smise proprio per Chaussé, la penetrazione va al tiro, rimbalzo favorisce il suo ritorno, mette dentro Norbedo, però il pallone è già giocato sotto la propria campana. Norbedo scivola, forse si fa anche male in questo caso, e incassa Pannozzo la ripartenza, una brutta botta per Norbedo proprio lì dove è stato asciugato il parquet. 8-36, 56-36, 10 punti di distacco tra le due formazioni, va fuori Gattesco, va dentro Perez, bisogna asciugare bene il parquet anche perché si rischiano questi problemi, poteva farsi male davvero Norbedo, però ancora stringe i denti. Bisogna asciugare bene, ovviamente si paga l'umidità esterna, ha iniziato anche a piovere sul Palla Fabiani, grip nel basket è fondamentale. Si ricomincerà a giocare allora, il pallone da rimettere in campo da Rodriguez, Frascati sta facendo densità in campo, si prende la sfera Norbedo, lo marca Triggiani, altissimo, Frascati che marca aggressivo, ci sta a questo punto la partita quando si è sul meno 20 e 8 minuti da giocare, puoi recuperarla, Rodriguez
La penetrazione, lo scarico a canestro, bello di Rodriguez, cassa i due punti per la squadra di Coach Di Rocco, larga le braccia martiri. Riggiani per Zirkovic, va al tiro, non trova neanche il canestro, allora riparte Rodriguez subito per Norbedo, va a cercare la tripla da Norbedo, accontentato. 61-36, inquadrato Norbedo, proprio lui il protagonista di questa azione. Chazé deve scaricare il cronometro, adesso il meta, tiro di Chazé, anche lui va a canestro. 61-38, Di Rocco lo marca Pannozzo, lascia il varco Pannozzo alle azioni di Di Rocco, poi Norbedo, bello questo pallone, per poco non ci arriva Trigiani. Norbedo fronteggia Zirkovic, prova ad ubriacarlo, lo manda fuori tempo. Perez sale in alto, incassa il canestro e incassa anche il fallo. 63-38, 7-18 da giocare, dentro la mura, fuori Rodriguez, deve essere inquadrato il tabellone, mentre a fuori Rodriguez c'è il quarto fallo del giocatore della squadra ospite Frascati. Avrà un tiro addizionale Perez, praticamente solo lui, che va dentro con il meta, fuori Zirkovic, dentro la Franceschina per il Frascati, che sembra avviarsi verso l'ottava sconfitta in campionato. Franceschina si è posizionato lì in avanti, chiede palla ma si passa per Pannozzo. Causè sotto quello che reche, rimbalzo favorisce la mura, poi Norbedo, tutto fermo, c'è il fallo su in questa giocata, anzi il pallone è fuori. Verrà giocata la sfera dalla squadra ospite. Qualche goccia d'acqua costringe gli straordinari per asciugare il parquet. Chazé la gioca per il proprio compagno, scattata di Trigiani, poi arriva un tiro abbastanza sforzato. Norbedo avanti per De Pippo, spostato, serve Okereke, però Chausse per un attimo si perde il pallone, forse un rimbalzo non preciso, poi Perez stoppa Chausse, Norbedo dall'altra parte mette dentro, bella l'azione sull'asse Perez Norbedo, siamo già dall'altra parte, il pallone è fuori. Che sarà da giocare per la mura, la gioca per Di Rocco, De Pippo per Norbedo, ubriaca l'avversario, è Norbedo ancora protagonista, mette dentro altri due punti, uno dei migliori dei suoi in questo frangente. 68-38, c'è l'altra parte Trigiani, la Franceschina per Chausse, sotto per la Franceschina, giro palla e serve ancora Norbedo, Matteo Norbedo per De Pippo, poi Di Rocco cerca la tripla, Ferro, poi il rimbalzo e più resto di tutti Perez, si prende il pallone, va al tiro, incassa lui e ferma il cronometro. 68, non so, mi sa che non è stato dato il canestro alla squadra di casa, a 38. Guardate adesso la panca, 5.49 da giocare, è stato dato il canestro, ecco arriva la correzione del tavolo. 78-38, 5.49 da giocare, non è tantissimo a disposizione della squadra di Frascati, anche se credo che la partita abbia poco da dire in fatto di rimonta. Fin qui ne ha messi dentro 14 il meta, mentre il Frascati ne ha messi dentro solo 8, è sotto in tutti i quarti la squadra ospite. Di
chiamati in campo i giocatori per quest'ultimo quarto, che è già quasi detto la metà della propria vita. Pallone che è ripartito con Triggiani, lo fronteggia Di Rocco, ma Triggiani cerca il movimento, è entrato anche D'Angelo, poi il pallone sparato su Marziale, anche lui è rientrato, Kerek è murato da Perez, ennesimo stoppone per lui, altro che galvanizzare il proprio pubblico. Norbedo, tentativo di tripla, abortito dal ferro. Riparte Triggiani, già dall'altra parte, l'appoggia su D'Angelo. La Franceschina in mezzo per Ochereche, va al tiro, sbaglia, poi prova la correzione volante il numero 11 sull'ottava di D'Angelo. Va a fare Norbedo, scappa via sull'asse per la mura, torna su di lui poi proprio il Formiano, la mura. Pronto ad entrare Massaro, Norbedo porta a passeggio il pallone, arriva Di Rocco al rimorchio, lo segue Triggiani, bisogna tirare, Di Rocco va al tiro, trova un canestro che gli regala 3 punti, 73-38, già dall'altra parte, pallone per Ochereche, la Franceschina, il movimento parte il numero 35, in entrato Grisolla, andato in campo per quest'ultimo quarto la coach Martiri, la mura, Norbedo, abbastanza in palla il Metafornia, la mura cerca ancora un tiro dalla distanza, parte la squadra ospite con Triggiani, la Franceschina fuori per Ochereche, fida di spostare il pallone verso il compagno, poi c'è il fallo chiamato credo a Marziali, dentro Massaro, fuori Di Rocco, dentro anche Zirkovic, fuori Ochereche, va in palla Alessio, va in panca Alessio Ochereche, tiri liberi per la Franceschina che può arrivare a 40. Palla sul ferro, andiamo a fare per la Franceschina in questo caso. Maglia numero 5 per Alessandro La Franceschina. Secondo tiro per lui, si ferma sul ferro, rimane in attacco per il Frascati. Marziali non riesce a chiudere, allora il passaggio ancora per D'Angelo, segna l'avversario, va a schiacciare qui Perez, ancora uno stop per lui. Norbedo sull'asse per Massaro, non trova il canestro, Marziali becca un po' di spallate lì giù. Norbedo la gioca ancora il meta. Norbedo scarica per il numero 7, va al tiro, il gancio non trova il canestro, poi il pallone si perde. A 3 e 18 da giocare. Rimesso verso Triggiani sull'asse per D'Angelo. Ancora Triggiani, la scarica verso Grisolla. D'Angelo, poi la penetrazione di Triggiani, bella la sua scelta di tempo, trova il 40° punto per gli ospiti, palla fuori, rimessa che sta a giocare da Norbedo, in carica poi Massaro, già battuta per Norbedo, riparte il numero 12, porta a passeggio il pallone, deve un po' scaricare il cronometro Norbedo. In avanti Zirkovic, ci mette una pezza e poi palla fuori. ...73-40... risultato abbastanza amplio al momento, mentre vedete già lì posizionati i giocatori del Meta. Partirà la mura con il possesso palla verso Perez, lo scambio verso Norbeda, va a tirare Ferro, pallone recuperato da Massaro, Marziali, penetrazione, terzo tempo, e sfera dentro,
per Marziali. Alto Marziali, 2.25 da giocare, pallone già dall'altra parte, Trigiani, Grisolla, ora Trigiani sotto per Zirkovic, protezione volante, nulla a fare per lui, poi Norbedo si prende la sfera, Grisolla lo accompagna, Norbedo cost to cost e qui subisce il fallo di D'Angelo, deve diventare pericoloso il tocco di D'Angelo, Norbedo che stava prendendo l'ascensore per il terzo tempo, chiede scusa ad Angelo. Norbedo, secondo fallo per D'Angelo, primo tiro di Norbedo porta a 76 il meta, seconda possibilità, ma Norbedo fa 2 su 2 per lui, palla che ripartirà per Trigiani, Trigiani penetrazione, subisce fallo. Segna però anche i due punti che valgono il 42-77. Trigiani avrà il libero aggiuntivo allora per salire a 43 per i suoi. Ferro nulla a fare, allora Marziali può giocarla lui per Massaro. Massaro per Norbedo, il giro palla portato avanti da Matteo Norbedo. Massaro, tutto è chiuso, allora prova a ragionare con i suoi, sfera fuori, dovrà giocare in meta con Massaro, Massaro, Norbedo, Perez, Lamura e Marziali in campo per la squadra di Giovanni Di Rocco. Norbedo porta il pallone a passeggio, va al tiro sugli scudi, Matteo Norbedo, uno dei migliori dei suoi in campo quando mancano 1.38 da giocare. C'è il fallo qui da parte di Aldo Marziali, il pallone è fermato e liberi a disposizione della squadra ospite, anzi no, rimessa, non era ancora bonus in metaformia. Ripartirà D'Angelo, Grisolla, torna a cercare il numero 9 Trigiani, poi D'Angelo, passaggio di ritorno verso Zirkovic, fuori per Grisolla il tiro, poi sotto se lo prende Perez il pallone anticipando anche Marziali, minuto 17 da giocare, Norbedo lo appoggia su Perez, Amura 79-42 che persiste, Amura non riesce a incassare il canestro. Poi l'arbitro blocca tutto. Fallo di Lamura, il pallone che potrà ripartire dall'altra parte, quindi l'arbitro lo porta a passeggio fino all'altra parte del campo, perché qui conquista a tiri liberi la Franceschina. Ferro per la Franceschina. Il primo tiro, seconda possibilità per lui, questa volta in sacca, palla per Massaro, va Massaro, nasconde il pallone a Trigiani, ultimo minuto bucato, Marziali, penetrazione e tiro, impreciso in questo frangente, non riesce Perez a correggere, poi D'Angelo, l'arbitro blocca tutto. Tecnico a D'Angelo, e qui Lamura arrabbiatissimo, preso una pallonata in faccia da parte di D'Angelo, viene chiamata la calma Lamura mentre c'è il tecnico per il numero 11. Terzo fallo per D'Angelo, fuori Lamura. Si siede anche D'Angelo, ma dentro Fiorentino. Rimane in campo Lamura, allora va fuori D'Angelo. Lo cambia a Coach Martiri. Fatto sta che Massaro avrà liberi a disposizione, palla al lato.
per arrotondare il punteggio. Primo tiro di Massaro, 80 per il meta a 43, un libero per Massaro ovviamente, e palla al lato per Formia. Norbedo si incarica poi di Massaro dalla rimessa, si riparte. Norbedo per Massaro, il blocco di Marziali, c'è il fallo di Marziali, ha atteso l'avversario ma ha commesso fallo. 80-43 che chiuderà quasi probabilmente questa partita, può essere arrotondato di poco. Pallone che riparte per la squadra di casa, sfera fuori, nulla da fare. Norbedo nasconde il pallone in questo finale, reso un po' incandescente. Marziali sotto, arrotonda il punteggio per Formia. Pallone smistato per Triggiani, fa girare anche Crisolla. Triggiani per la Franceschina. Crisolla, anzi Fiorentino, va al tiro, incassa due punti. 45-82, quando ormai è finita la gara, va al tiro la Mura, non trova il canestro. Finisce qui 82-45, un'ottima meta che batte il Frascati, una squadra che dovrà cambiare passo se vuole fare punti, meta che ha fatto arrabbiare tantissimo coach Di Rocco, ma ovviamente fa parte del gioco. Forse voleva più concentrazione il coach Formiano. Io ringrazio Tiziana Palombi, in linea che va sul parquet per le interviste. Antonio Massaro 82-45 contro il Frascati che è ultimo in classifica, ma il coach si è fatto sentire, voleva più attenzione da voi. Sì, voleva più attenzione da noi, e infatti c'è stato il terzo quarto che aveva un po' mollato anche se stavamo giocando bene, però infatti ci ha richiamato giusto per questo, che non doveva mollare, continuava a dare la stessa intensità di ognuno che entrava dalla panchina, e infatti questo abbiamo fatto. Meta che sale a 10 punti in classifica, un campionato avvincente, il Frascati ha dimostrato per una certa parte della gara di poter vendere caro la pelle. Assolutamente, ogni squadra che incontriamo dobbiamo prenderla con la massima serietà, soprattutto quelle con pochi punti in classifica. Abbiamo fatto il passo falso a Sora e quello ci è servito di lezione per affrontare questa partita con l'attenzione giusta. E abbiamo dimostrato di essere una squadra che può stare lì sopra e punta soprattutto ad andare ai playoff e chissà mai porsi limiti su questo. Che campionato è quello di quest'anno? È un campionato molto equilibrato, ogni giornata ci sono scontri diretti, alcune squadre si fermano, altre salgono, siamo tutti allo stesso livello, poi c'è chi ha fatto qualche passo falso, però penso che a metà campionato staremo tutti lì a lottare per i playoff. Lottare per i playoff, è questo l'obiettivo di questa meta, nella prossima gara c'è forse una squadra che lotta per questi playoff. Sì, infatti noi ci stiamo allenando ogni settimana giusto per cercare di mettere un granello di sabbia in più, cercando di arrivare in più in alto possibile in classifica in questi playoff, scontrandoci con tutte che cercano di entrare nei playoff. Coach Martiri, sconfitta a Formia oggi la sua squadra, è un Frascati che non riesce a trovare il passo in questa realtà della C1 quest'anno, una squadra che come il Frascati che ha sempre fatto ottime annate, bisogna recuperare un po'.
Sì, questa diciamo che è la prima partita che buchiamo effettivamente nell'anno, le altre le abbiamo giocate tutte, abbiamo giocato alla pari con Viterbo, abbiamo giocato alla pari con la Petriana, ce la siamo giocata con lo Smith, abbiamo giocato più o meno tutte le partite. Il fatto è che è un gruppo molto giovane, la metà dei ragazzi sono del 2000, ha la prima esperienza in C-Gold, quindi non è facile, per di più non è una scusante, però abbiamo tre giocatori che giocano senza allenarsi, due stranieri e D'Angelo giocano senza allenarsi perché hanno problemi fisici, quindi sono piccole cose che in certi momenti riesce a mascherare, in certi momenti no. Stasera non ci siamo riusciti, loro sono stati bravi, hanno fatto sempre canestro e non siamo riusciti a arginarli, tutto qua. Una serata storta su 8 partite ci può stare, quindi per adesso ancora non ci preoccupiamo. Ci dispiace fare queste figure, però diciamo che già dalla prossima speriamo di ripartire, insomma. La prossima c'è l'Alfa Omega, un'altra squadra che è una realtà ormai di questa C-Gold. Qual è la ricetta per magari portarsi a casa la prima gara? Continuare ad allenarsi come comunque stiamo facendo, crescere e non guardare i risultati, non dobbiamo abbatterci per questi risultati. La squadra e la filosofia rispetto agli anni scorsi sono completamente cambiati. Quest'anno i ragazzi giovani giocano il 40% dei minuti, quindi hanno molto spazio in campo e ogni tanto si deve qualcosa al risultato. La società è con me, stiamo lavorando per questo e per adesso non ci preoccupiamo. Sicuramente l'Alfa Omega è una partita alla nostra portata, quindi dobbiamo vincerla per comunque cominciare a risalire un po' la china e acquistare fiducia, che si sa che con i ragazzi se chi si acquista fiducia si può poi pensare a qualche altro risultato. Siamo all'ottava giornata, come vede gli equilibri di questo campionato? Ma io credo che 3 o 4 squadre sono un po' al di sopra delle altre, anche se ancora non si è delineata bene la classifica perché ancora gli equilibri sono parziali, però credo che 4 o 5 squadre tra le quali Formia, la Petriana, Viterbo, insomma Visnova, sicuramente Visnova, specialmente se inserirà anche un lungo, sono sicuramente fra le più accreditate, ma sicuramente fuori mi ha fatto una grossissima impressione, può giocare con 4 piccoli, con 4 lunghi, ha una varietà di soluzioni immense, quindi coach Di Rocco c'ha una buona possibilità questa. Coach Di Rocco, il tabellone dice che ci sono 40 punti tra il meta e l'ultima della classe in questo momento. Beh, oggi la partita l'abbiamo fatta, credo, sempre in controllo, al di là di qualche strafalcione che abbiamo commesso per i quali io ho pure redarguito i miei, però penso che abbiamo fatto una partita, soprattutto difensivamente, buona. A che punto è la forma di questo meta in questo momento della stagione? Stiamo migliorando, c'è ancora molto da lavorare, però si comincia a vedere un po' più di freschezza rispetto all'inizio dell'anno. Siamo fiduciosi, continuiamo a lavorare tanto perché poi il campionato è lungo, quindi non ci saranno momenti di relax oppure di picchi di particolare impegno, sarà sempre molto impegnativo l'annata e quindi niente. Il cambio di stagione, il primo freddo, cosa comporta nel cambio di carico? Beh, è relativo, certo, si cambia in parte, però è relativo, alla fine il lavoro è più o meno sempre, l'intensità è sempre alta, quindi al di là della temperatura esterna, quella corporea poi si scalda ugualmente. Coach, a un certo punto ti sei sentito fin lassù, io ho detto il coach richiama i suoi all'ordine, anche se si sta vincendo per tanti punti, è qui che si tiene la squadra, in questi momenti e in queste azioni. Eh sì, è un po' il modo, l'atteggiamento, la maniera con cui si sta in campo, la capacità attentiva che non deve mancare e perciò li ho sollecitati in quel modo, li ho un po' strattonati perché dobbiamo avere questo profilo sempre attentivo se vogliamo giocare per le posizioni quelle più importanti della classifica, no? Comunque siamo una squadra giovane, molto più giovane, tu lo sai, rispetto alle edizioni passate del Meta dove avevamo giocatori più navigati, ora siamo più giovani e quindi io comunque cerco di avere più controllo su di loro e loro devono accettare questi miei
momenti di stimolo, perché comunque è un fatto sempre migliorativo e dobbiamo ambire a giocare meglio, a star meglio in campo, sempre sul pezzo. Faccio l'avvocato del diavolo con te, io ho seguito il Meta da lontano, qualcuno potrebbe dire che manca qualche giocatore che è uscito dal vivaio in questo Meta e non so, manca forse un po' del progetto che era partito nel Meta, quello di portare giocatori di Formia, senza nulla togliere a questi giocatori che sono stupendi, quello che ho visto giocare stasera è un bel gruppo. Beh, probabilmente c'è un pizzico di verità in quello che dici tu, come dire, nel pensiero del diavolo, però c'è anche un pizzico di giustificazione, cioè che forse siamo arrivati un po' troppo in alto rispetto alla capacità di creare in maniera autoctona giocatori adeguati per un livello così alto. Parlo con il papà adesso, è stata una bella soddisfazione in settimana. Beh, Giorgio mi ha fatto come dire, emozionare mercoledì, perché ci ha regalato a me e alla mamma un'ottima situazione di vita, con il dottorato, con il conseguimento della laurea in ingegneria, siamo tutti contenti, quindi mi sono giustamente emozionato più di quanto faccio sul parquet. Al di là del papà e complimenti per lui, ma è difficile per tanti giocatori, spesso e volentieri devono sacrificare una delle due cose per arrivare a questi traguardi. Sì, devo dire, al di là del conflitto di interessi che potrebbe esserci in questo momento di intervista, però colgo la palla al balzo che mi dai tu e dico che veramente nei ragazzi che riescono a fare, a conciliare, a coniugare università e poi facoltà estremamente difficili come l'ingegneria e basket in C1, devo dire, vanno le lodi di tutto il movimento cestistico, perché sono veramente meritevoli di un applauso, perché non è semplice.